Ed eccoci ancora qua. Qui ragazzi stiamo parlando di Monte Gallo, postazione di Monte Gallo, storicissima postazione dei Colli Euganei. E in questa postazione, quella che vedete dovrebbe essere un po' in stato d'abbandono, ma una specie di cosa super blindata telecom dovrebbe essere. Poi invece dietro vedete i tralicci con pochissimi segnali digitali terrestri, TV, e un qualcosina lì davanti, di fronte alla parabola, alla vostra sinistra più bassa, vedete una 3 elementi, sotto ce ne stanno altre, dice sì Radio Italia. Poi, girando un po', qui, in questo posto un po' dimenticato da tutti i santi, lì in mezzo non la vedete, l'ho fotografata prima, ma vedete ancora le parabole, non so di chi fossero. Questo era il cosiddetto bunker, che, boh, cioè, no, eccole lì, lì dovreste vederle, lì in mezzo. Vediamo se riusciamo a vederle, no, non riuscite perché è un po' in controluce. Dunque lì c'è una bella parabola, sarà un 3 metri circa, e qui davanti abbiamo, totalmente in controluce, postazione Spotinvest, dalla quale vengono irradiate un pochettino di radio e forse qualcosa di televisivo, ma non sono così sicuro. Bel posto, anche qui non vi posso far vedere il panorama che si scorge, ma è decisamente interessante. Decisamente interessante anche perché da questa postazione si copre anche la parte dietro, un po' come il Ventolon, si copre anche la parte dietro dei colli, e soprattutto da qua si arriva tranquillamente a coprire anche il Ferrarese e tutte quelle zone lì, un po' come succede dal Cero. Volevo farvi vedere le famose parabole ormai abbandonate insieme alla postazione. Eccole qua, una e l'altra, eccola lì, con tutta la struttura e ancora i cavi, direi leggermente abbandonata. Chiederò informazioni, forse me l'avevano anche detto, ma non sarebbe male ripristinarla, potendolo fare certamente. Bene bene, ricordatevi, postazione di Monte Gallo, Colli Euganei. Non mi ricordo il comune, però vabbè, insomma, non è importante. Bye bye!